La scoperta dell'insulina, che è del 1921 e che valsa anche il premio Nobel alle persone che l'hanno scoperta, è stato un passaggio epocale ai tempi perché ha trasformato una malattia che allora era mortale, che era il diabete, in una malattia viceversa cronica, che è quella che oggi noi abbiamo a disposizione nella nostra realtà. E la storia della scoperta dell'insulina è stata estremamente rilevante come esempio di applicazione delle forme più avanzate di tecnologie e di biotecnologie durante un'evoluzione di 100 anni. L'insulina è stato il primo ormone, perché alla fine è un ormone in termini tecnici, ad essere per esempio sintetizzato attraverso la tecnologia del DNA ricombinante. Faccia calcolo che fino al 1980 si utilizzava una forma estrattiva, quindi si prendevano i pancreas di animali, come quelli del maiale piuttosto che dei bovini, e veniva estratta da lì l'insulina come ormone. Dal 1980, grazie alla tecnologia del DNA ricombinante, è stato possibile sintetizzarla in laboratorio e tutt'oggi noi utilizziamo un'insulina sintetizzata in laboratorio. Il fatto di poterla sintetizzare in laboratorio ha permesso di modificarla. L'insulina che oggi noi utilizziamo nella nostra pratica clinica non esiste in natura, è un'insulina che è stata costruita e modificata in maniera tale che possa essere molto più funzionale alle nostre esigenze, che è quella di mimare, ed è questo il vero ruolo dell'insulina, la funzione che normalmente nel nostro corpo viene fatta da un organo che è il pancreas. Non tutto il pancreas nello specifico, ma una parte del pancreas, circa l'1-2% di tutta la massa, che produce attraverso dei piccoli organelli che si chiamano isole di Langerhans l'insulina. Quindi l'insulina è stato ed è tutt'oggi diciamo così, il farmaco principe nella terapia di alcune forme di diabete, come il diabete di tipo 1 o il diabete delle persone che non hanno, per esempio, il pancreas perché viene operato per una chirurgia. E per una certa quota importante anche di pazienti con una forma di diabete che viene definita di tipo 2, che è molto più diffusa e che in alcuni casi deve essere trattata con l'insulina. È quindi una storia di grande successo alla fine, è una storia di grande successo scientifico, terapeutico, dove si è potuto convogliare una grande quantità di conoscenze per migliorare di volta in volta. Prima l'attesa e poi la qualità della vita delle persone con il diabete. L'insulina, noi diciamo, quando vogliamo spiegarla, che è una chiave. Diciamo che noi tutti, quando mangiamo, o anche quando siamo a digiuno, abbiamo una certa quota di zuccheri nel sangue, glucosio sostanzialmente. Questo zucchero che è nel sangue serve perché deve dare fondamentalmente da mangiare, deve dare energia a tutte le cellule del nostro corpo. Moltissime delle funzioni che noi fisiologiche che ci mantengono in vita sono legate al fatto di avere a disposizione lo zucchero. Quindi lo zucchero non deve mai scendere sotto un certo livello, altrimenti si rischia di morire proprio perché non viene a meno questo tipo di energia, soprattutto per esempio per il sistema nervoso centrale, ma dall'altra parte non deve neanche andare oltre un certo livello, perché in quel caso lì produce quello che noi diciamo sostanzialmente un invecchiamento delle strutture, dei tessuti e delle cellule del nostro organismo. Chi mantiene in un range molto stretto questo valore di glucosio nel sangue è l'insulina, che ne regola sostanzialmente come e dove deve andare quando è nel sangue. È una chiave che apre delle porte che sono a livello delle cellule e quello che succede è che lo zucchero che c'è nel sangue deve essere trasportato all'interno delle cellule per dare a loro la possibilità di utilizzarlo come carburante. L'insulina è la chiave che apre questa porta e fa sì che lo zucchero che è normalmente nel sangue vada a finire nei tessuti. Quando l'insulina non c'è, o non funziona la serratura con cui questa chiave entra nel sistema, lo zucchero invece di uscire dal nostro sangue, dal circolo del vascolare, rimane nel sangue, determinando una iperglicemia, cioè si accumula lì e dall'altra parte non arriva alle cellule. E questo produce un doppio problema. Da una parte troppo zucchero nel sangue, dall'altra parte troppo poco zucchero nelle cellule.
E quindi questo è di fatto, dal punto di vista biologico, il diabete, avere tanto zucchero nel sangue e poco nelle cellule, con tutto quello che questo comporta, perché poi le cellule vanno in sofferenza, hanno minor capacità funzionale, devono costruire l'energia in maniera diversa, alternativa, deragliano da un punto di vista metabolico, producendo tutta una serie di problemi. Dall'altra parte, l'alto zucchero che c'è nel sangue tende ad accumularsi e a produrre delle glicazioni, cioè si tende a legare a tutta una serie di proteine che producono fondamentalmente l'invecchiamento dei nostri tessuti e danno un danno, che è praticamente di tutti gli organi. Non c'è un organo che non risenta in senso negativo della presenza di un eccesso di zucchero. Noi diciamo sempre che la nostra attesa di vita è inversamente proporzionale alla quantità di zucchero che abbiamo. Più alta sarà lo zucchero che noi abbiamo al sangue e meno è l'attesa di vita. Più bassa è la quantità di zucchero che abbiamo nel sangue e più lunga sarà la nostra attesa di vita. Mi chiedo se siamo felici che festeggiamo i 100 anni di insulina. Io vivo una sorta di dicotomia, come si suol dire. Sono felice da una parte perché questo è chiaramente stato un successo enorme, ma dall'altra parte non sono tanto felice, avrei preferito non festeggiare i 100 anni di insulina perché invece di utilizzare l'insulina avremmo potuto magari avere una terapia più efficace, perché l'insulina tuttora è il cardine della terapia di molte forme di diabete, ma non è l'ideale, non lo è ancora. E non lo è perché l'insulina che noi utilizziamo non riesce proprio a mimare esattamente quello che fa il pancreas normalmente in natura. C'è ancora un gap che è importante e che fa sì che le persone con diabete non riescano a raggiungere esattamente la stessa quantità di zucchero che hanno le persone senza il diabete, ne hanno sempre un po' di più. E questo un po' di più mette a rischio, in termini di eventi cardiovascolari, di attesa di vita, fondamentalmente un fattore di rischio per quasi tutte le malattie, comprese le malattie oncologiche, per cui avere gli zuccheri alti favorisce anche, per esempio, una maggiore incidenza di alcune forme di tumore. L'idea che molti, forse non tantissimi, ma molte persone che stanno lavorando nel campo è che forse è arrivato il momento di fare un passo ulteriore. L'insulina l'abbiamo sfruttata al massimo, l'abbiamo modificata, l'abbiamo utilizzata insieme a delle tecnologie come ad esempio degli infusori e dei lettori della glicemia, tecnologie di tipo non biologico, ma proprio ingegneristico, in maniera tale che possa essere somministrate nel miglior modo possibile. Nonostante questo siamo a plateau, più di un tot, diciamo così, di efficacia non riusciamo a ottenerla. E allora esiste la possibilità di un'altra via, che non è più quella di dare semplicemente l'insulina a un soggetto, ma è di ricostruire quello che è andato perso in natura, cioè le cellule e quelle strutture che si chiamano vicolo di Langerhans, che lavorano così bene quando ci sono e quando funzionano per mantenere la glicemia. Questo si può fare, lo si è fatto già a partire dal fine degli anni 80, 1989 fu il primo trapianto che fu fatto di isole pancreatiche in questo istituto, utilizzando tessuti derivati da donatori d'organo. E sappiamo che questi tessuti, quando vengono trapiantati e impiantati in maniera adeguata, sono in grado effettivamente di riportare i livelli di controllo della glicemia uguali alle persone senza diabete. È una prova di principio importante e lo facciamo tuttora per alcuni pazienti molto particolari, già diciamo in una sorta di routine clinica non più sperimentale. Questo approccio però ha due limiti. Abbiamo pochissimi donatori in rapporto al numero di pazienti con diabete. Ed essendo un trasferimento di cellule, di tessuti da un soggetto a un altro, richiede l'utilizzo di farmaci immunosoppressori. E quindi abbiamo un modo per curare il diabete in maniera definitiva, ma paghiamo un prezzo che non lo possiamo fare per tutti e chi lo prende questo, diciamo, tipo di trattamento non è in grado di poterlo gestire in assenza dell'utilizzo di ulteriori farmaci che a loro volta possono dare dei problemi. Il mondo è cambiato ulteriormente negli ultimi, diciamo, 10 anni in maniera radicale. Quello che una volta sembrava una fantascienza oggi è scienza. E oggi possiamo manipolare le cellule, non solo quindi prendere delle cellule da un altro individuo e trasferirle, ma crearle in laboratorio, partendo per esempio dalle cellule staminali provenienti
pluripotenti e manipolarle modificando il loro patrimonio genetico in maniera tale da renderle invisibili al sistema immunitario, quindi poterle impiantare senza dover utilizzare necessariamente un'immunosoppressione. Questa è la prospettiva che oggi viene testata nei primi stadi di fase 1 e fase 1-2 nell'uomo. Già abbiamo delle prove di concetto estremamente rilevanti che ci dicono che può funzionare, perché nei modelli animali, nei modelli preclinici, questo ha dato già prova di efficacia. Ovviamente il passaggio poi nell'uomo è sempre molto delicato, richiede più attenzione, più tempo, eccetera, eccetera, ma è quanto sta già avvenendo. Siamo quindi in una fase estremamente storicamente importante, perché si è passati, diciamo, da delle terapie che erano basate su dei farmaci chimici, terapie su farmaci biologici come l'insulina, adesso parliamo di terapie avanzate utilizzando le cellule. La nostra capacità di conoscenza ci permette sempre più di manipolare le strutture biologiche e di poterle renderle funzionali e utili, diciamo, in termini di terapia. E la prospettiva, per molti che lavorano in questo campo, è proprio quella di riuscire a curare il diabete utilizzando queste nuovi approcci che abbiamo a disposizione. Esistono approcci ovviamente diversi, potrei riassumerli in tre approcci. Un approccio ancora più spinto rispetto a quello che vi ho descritto ora, che può sembrare fantascienza, ma non lo è, che è la possibilità di costruire dei veri e propri avatar dei nostri organi utilizzando tecnologie molto avanzate. Oggi noi potremmo costruire delle chimere, per esempio costruire in termini, voglio dire, di possibilità biotecnologiche, costruire all'interno di alcuni animali, come per esempio un maiale, degli organi che in realtà sono umani, e quindi costruire un nostro avatar partendo dalle nostre cellule in un piccolo animale, e quell'organo poi ritrasferirlo una volta che è, diciamo così, reso disponibile nel ricevente. E qui stiamo parlando ovviamente di qualcosa che sembra fantascientifico, ma che nei principi è già in atto. Ci vorranno molti molti anni, e ci sono anche molte questioni ovviamente etiche, regolatorie, che vanno prese in considerazione, perché questi diventano approcci che cominciano a mettere, diciamo così, sotto stress anche le nostre convinzioni di identità biologica, di identità etica, eccetera, eccetera. Rimanendo invece nelle cose meno impressive, come diciamo noi, meno impressionanti da un certo punto di vista, i prossimi passaggi sono altri due. Uno è la possibilità di avere le cosiddette insuline intelligenti, quindi non un approccio biologico, ma un approccio tecnologico, biotecnologico, in cui si vanno a ingegnerizzare, modificando l'insulina in maniera tale che l'insulina risponda automaticamente alla quantità di zucchero che noi abbiamo nel sangue. Oggi non è così, oggi noi dobbiamo leggere lo zucchero che c'è nel nostro sangue e decidere quanta insulina farci. Questa funzione, che normalmente lo fa biologicamente una cellula, può essere resa possibile attraverso alcuni approcci di nanotecnologie a livello molecolare, alla molecola stessa. È come se un'insulina è inattiva e man mano che la quantità di zucchero aumenta, diciamo così, nel nostro sangue, rendersi attiva e a sua volta abbassare la quantità di glicemia. Quindi creare un loop intrinseco all'interno dell'insulina. L'altra possibilità è quella di passare da un concetto di, noi diciamo, replacement, quindi di sostituzione della funzione che è andata persa, ha un concetto di pura rigenerazione. Oggi si stanno cercando di capire quali sono i meccanismi che regolano la differenziazione delle cellule in vivo nell'uomo e la loro eventuale moltiplicazione. Allora, se io trovo la chiave di volta per far proliferare le cellule che producono l'insulina in un individuo, potrei immaginare che, qualora siano andate perse, possa riattivare dei meccanismi in questo individuo perché rigeneri lui stesso le sue cellule, quindi non sostituendole con qualcosa che abbiamo preso da fuori, sia esso una staminale, un tessuto, anche dagli animali potenzialmente si possono prendere le cellule che producono l'insulina,
ma fa rigenerare le proprie cellule che producono l'insulina. Sono sicuramente studi più al limite, vuol dire che alcune cose sono già, diciamo così, consolidate, altre ancora molto da approfondire. Qualcosa sulle insuline cosiddette intelligenti, smart insulin, sta cominciando ad essere approcciato anche nella prima sperimentazione nell'uomo, non senza difficoltà. E credo che avranno in termini temporali sicuramente necessità di più tempo rispetto viceversa all'approccio che oggi già abbiamo a disposizione, che è quello delle terapie cellulari sostitutive. Nel frattempo, ovviamente, il messaggio che a tutti deve essere chiaro è che il diabete è una malattia importante e che bisogna curarla utilizzando quello che abbiamo oggi a disposizione, cioè l'insulina, nel miglior modo possibile, laddove serve l'insulina o laddove non serve l'insulina, i farmaci che eventualmente devono essere assunti. Perché è una malattia cronica, degenerativa, quindi i cui effetti si manifestano sul lungo periodo, e sicuramente gioveranno molto di questi approcci innovativi le persone che, quando saranno resi disponibili questi approcci, avranno curato al meglio il proprio diabete. Quindi l'impegno di tutti, dei pazienti, dei diabetologi e di tutta la comunità scientifica e medica, è quella, a maggior ragione oggi, di curare al meglio il diabete per far sì che, quando avremo una risoluzione definitiva, potremo dire addio all'insulina, non festeggiarne più il compleanno, ma dall'altra parte, avremo possibilità di dare questo beneficio maggiore a chi avrà utilizzato al meglio proprio l'insulina fino a quel momento.